Agrigento le amministrative, la ricerca del consenso anche attraverso i programmi amministrativi. L'intervista a Silvio Alessi. Dario Piparo. Parlare di programmazione in merito ai candidati sindaci è diventato quasi desueto. Il programma elettorale, il classico manifesto di indirizzo politico, sta passando tacitamente quasi in via secondaria. Spesso sconfessato, non eseguito fedelmente o a volte troppo generico, tanto da non distinguersi da quello degli altri candidati. Alcune forze hanno già presentato la propria candidatura ufficialmente, mettendo a disposizione faccia e o simboli partitici. Abbiamo parlato con Silvio Alessi, che sabato ha confermato la volontà di concorrere alla carica di primo cittadino di Agrigento. In merito a un approfondimento della propria idea sulle principali incombenze cittadine, ci risponde così. Quali sono i primi punti dai quali partire, dai quali lei ovviamente impronterà la sua campagna elettorale? Parliamo ad esempio del bilancio comunale o alcune delle problematiche più caratterizzanti. Ma è chiaro che il bilancio comunale è un problema serio che dovrà essere attenzionato per primo da quelle che sono, che sarà la nuova amministrazione. E noi avremo comunque anche altre problematiche da attenzionare, ma la prima cosa che io tengo a precisare è che noi dobbiamo sicuramente ridare decoro e dignità a questa città e agli agrigentini, cioè noi dobbiamo intervenire in quelle che sono le problematiche legate alla vivibilità di questa città, mi riferisco alla viabilità, al decoro urbano, alla pulizia e a quelle che sono gli elementi indispensabili per il vivere civile. Noi dopodiché affronteremo altre problematiche importanti per Agrigento, che sono quelle del rilancio turistico, sono quelle della riqualificazione dei quartieri periferici, sono delle problematiche che saranno spiegate nel nostro programma che a giorni redigeremo. Intanto, mentre Firetto parla di civismo della nuova classe dirigente, Alessi individua i tecnici alla base di un'ipotetica costruzione amministrativa. E mentre per la formazione della giunta Alessi è troppo presto, Peppe Vita, salvo clamorosi colpi di scena, sarà il vice sindaco designato.